Lei è il nuovo direttore generale di Festina Italia, dopo esserne stato direttore commerciale. Quali sono le attività strategiche che intende portare avanti? Sono attività collegate alle strategie internazionali, chiaramente. La volontà è quella di cercare di far crescere tutti i nostri brand che abbiamo in portafoglio. Festina lo stiamo consolidando. Come abbiamo già detto in passato, dobbiamo far crescere il marchio Lotus, che è il marchio principe di questa azienda. Abbiamo il marchio Calypso, che deve consolidare ulteriormente i suoi numeri, e poi progetto ambizioso per il prossimo futuro, le logiche Swiss Made, in quanto abbiamo due marchi che già distribuiamo, e poi bisognerà vedere cosa accade anche in seno all'organizzazione aziendale per magari i marchi un po' più importanti. Per quanto riguarda il prodotto, quali novità presentate quest'anno a Baselworld? Basilea per il nostro gruppo è un momento fondamentale per il lancio di prodotto, e tutti i marchi si presentano con delle novità di prodotto, direi anche con un assortimento importante, anche perché poi sono i lanci che coprono prevalentemente tutto l'anno. Quest'anno, come sempre per Festina, abbiamo il Chrono Bike, che è un momento fondamentale per noi, per il livello di qualità del prodotto anche in funzione del prezzo e per l'iconicità che oramai rappresenta per il nostro gruppo. Però sempre per Festina la chiave di lettura del prodotto femminile diventa sempre più importante. Anche quest'anno abbiamo il lancio di collezioni veramente interessanti e soprattutto con un target price molto corretto. Lotus, grazie anche alle novità che abbiamo in termini di testimonial, riesce ad avere il lancio di una serie limitata molto importante. Apriamo di più anche qui al prodotto donna, cercheremo di perseguirlo, e sul mondo Calypso, insomma, una gioia di prodotti e di colori e di modelli, direi significativa. Com'è andata Festina Italia nel 2014? Quali sono le previsioni per quest'anno? Ma proprio di recente abbiamo emesso il comunicato stampa per ciò che riguarda i nostri numeri dell'anno 2014. Siamo molto soddisfatti. Noi 5 anni fa siamo partiti da un progetto complicato in termini di gestione. L'azienda ci ha dato fiducia, ha creduto nella nostra idea di lavoro, l'idea di lavoro di tutto il team. E siamo riusciti nel giro di 3 anni a portare il bilancio in area positiva. Nel 2014 abbiamo consolidato per il secondo anno un risultato positivo, portando profitto, ma avendo anche una crescita di fatturato del 15%, che in un anno come il 2014 è un grandissimo risultato. Per il 2015, ma il trend iniziale dell'inizio anno è buono, siamo in incremento, il nostro obiettivo è un 7,5% di incremento, dopodiché vedremo cosa accadrà durante l'anno, se potremo osare di più lo faremo, se dovremo giocare in difesa troveremo le soluzioni per difenderci. Come si pone Festina Italia dal punto di vista della comunicazione? Per quanto riguarda il marchio Festina, oramai le strategie sono dettate e sono partite in modo efficace lo scorso anno, quindi per quanto riguarda il prodotto sportivo maschile, si tende ad andare nella direzione dell'ambito sport, uno sport di qualità. Noi non seguiamo il calcio, seguiamo altre tipologie di sport come la pallavolo, il basket, cerchiamo di andare in questi contenitori. Per quanto riguarda il prodotto donna, ci saranno un po' di novità. Crediamo molto in questo segmento di mercato e stiamo cercando di perseguire questo settore con dei progetti di comunicazione molto interessanti. Per quanto riguarda invece il marchio Lotus, noi abbiamo iniziato con Marc Marquez, e siccome abbiamo avuto un evento molto importante lo scorso anno in Italia al Forum di Assago, abbiamo conosciuto anche la sua famiglia. Marc ha un fratello che corre altrettanto forte, ma non perché è il fratello di Marc, ma perché è il campione del mondo di Moto3, abbiamo scelto di affiancare il marchio Lotus anche all'immagine di Alex. Avremo questa novità quest'anno, che vede in pista due fratelli in due categorie delle moto differenti, ma uniti oltre che dalla passione, dal cuore della loro famiglia, dalla passione e dal cuore del nostro marchio Lotus. Quindi questo per noi è un aspetto molto importante.